Ciao a tutti e bentornati. Come vedete, su questo tavolo oggi non c'è un gioco da tavolo, ma c'è una stampante 3D. Perché una stampante 3D? Perché ovviamente da buon nerd sicuramente la utilizzerò per stampare degli upgrade per giochi da tavolo, come ad esempio delle plance per giocare, che ne so, alle case della follia, delle porte per fare le mappe, qualunque tipo di upgrade che mi può essere utile anche per i giochi da tavolo. Ora, perché questo video? Ci sono centinaia di video online che vi mostrano quanto siano belle, facili da usare, facili da montare le stampanti 3D, da configurare, eccetera. Bene, questa è la mia prima stampante 3D. Non ho mai montato una stampante 3D prima di oggi. Penso, mi reputo una persona abbastanza pratica nel montaggio di materiale elettronico, perché comunque di lavoro io lavoro con informatica e a livello proprio hardware, quindi credo di avere un po' una buona manualità, e quindi vi volevo fare questo video un po' come il primo approccio che una persona inesperta può avere con la stampa 3D. Quindi questo video sarà comunque integrale, le parti lunghe le velocizzerò il più possibile per rendervi questo tedio il più breve possibile, però appunto cercherò di montare questa stampante utilizzando chiaramente il manuale che è contenuto qui dentro. Ho qui il tablet, mio tablet, che mi potrebbe servire per vedere il filmato che Ender dovrebbe, che la Creative dovrebbe rendere disponibile per il montaggio. E dopo averla montata ci sarà uno stacco e ci sarà il montaggio e la prima stampa di prova. Chiaramente proverò a fare a livellare la stampante nel miglior modo possibile. Inoltre qui ho anche acquistato il primo upgrade, che è un upgrade delle molle sotto il piano di stampa, perché appunto mi hanno detto che io mi sono informato online e anche con dei colleghi che la hanno, che uno dei problemi di questa stampante potrebbe essere la troppa morbidezza delle molle sotto il piano di stampa, che la potrebbero scalibrare. Quindi dopo averla calibrata, prima di calibrarla, cambierò le molle e poi appunto proverò a farvi vedere la prima stampa, come la imposterò, e insomma quello che una persona inesperta si troverà a fare per la prima volta. Bene, cominciamo con fare un po' di spazio. Avrete una telecamera qui, che ci aiuterà per vedere delle varie angolazioni del montaggio, più una piccola action cam che non è una GoPro, ma è una di quelle cinesi da pochi euro, che ci aiuterà appunto a vedere lo stesso lavoro da varie angolazioni, almeno sceglierò l'angolazione migliore. Comunque, come prima cosa, apriamo la scatola e vediamo cosa c'è dentro. Quindi con il taglierino vediamo cosa c'è all'interno. Allora, all'interno la scatola, come possiamo vedere, è molto ben imbottita, veramente molto ben imbottita. Lo appoggiamo delicatamente a terra. Ok. Abbiamo un manuale che mettiamo qui perché ci servirà, il piano della stampante, che allora prima di tutto togliamo gli assi, questi dovrebbero essere gli assi laterali, suppongo, oppure l'asse superiore, non lo so, vedremo, l'asse Z oppure gli assi superiori. Abbiamo il display della stampante, questo qui è uno degli upgrade più importanti che hanno fatto con la V2, cioè rispetto alla V1 c'è questo display grande a colori che migliora l'usabilità della stampante. Qui chiaramente c'è il suo supporto. Abbiamo qui il portabobina, che sicuramente dovrò trovare in un altro posto perché ho solo 80 cm e forse non mi bastano. Ho qui il
il blocco dell'estrusore, ok, e suppongo non ci sia altro nel primo piano. No, abbiamo la testina di stampa e con il nozzle 04, sì, tra l'altro dovrebbe arrivarmi anche un kit di nozzle più performanti, che li ho presi in titanio e li ho presi in acciaio rinforzato, quindi facciamo spazio. Questo è delicatissimo perché è in vetro. Ora togliamo questo ripiano qui sopra e vediamo che abbiamo un secondo ripiano. Qui abbiamo viti, vitarelle, un po' di PLA per farci fare i primi esperimenti in 3D, che però sono 5 metri, quindi non ci faremo altro che un dadino forse. Abbiamo il motore dell'asse Z, che è questo qui. Voi vi chiederete come fa a sapere queste cose, perché ora ho visto 7000 filmati, quindi conosco i pezzi per questo motivo. Abbiamo il tensionatore della cinghia, una spatolina, cavo d'alimentazione, qui abbiamo un carrellino che non so che cosa serva, qui abbiamo altra roba, e un po' di strumenti che ci serviranno per il montaggio. E qui abbiamo, forse è questo qui, l'asse Z. Qui abbiamo l'asse Z con la vite senza fine, che è questa qui. Qui dentro c'è la vite senza fine, e qui abbiamo i due SZ, perfetto. Adesso mettiamo tutto sul tavolo, facciamo un po' di spazio e vediamo da cosa cominciare. Allora, io comincerei mettendo tutto in ordine. Con il taglierino leviamo questa plastichina . Apriamo il manuale. L'ottimo cartoncino inutile. Allora, come prima cosa suggeriscono di mettere i due assi Z, che sono questi qua. Qui abbiamo 5 viti lunghi, suppongo che ci vadano i viti lunghi, sì, esatto. Questa è la cinghia, il tensionatore, questo lo mettiamo qui perché ci servirà. Abbiamo un'ottima chiavettina già pronta per le nostre stampe, va bene. Questo è lo switch del limite dell'asse Z, perfetto, ottimo. Qui abbiamo anche dei primi ricambi che vedono due pezzi per l'estrusore e un nozzle per un testino di ricambio, insomma, per la stampante. L'asse Z abbiamo visto che è questo qui, quindi dovremo mettere gli assi Z qui. Gli assi Z vanno messi ovviamente short long, quindi questo qui, vedendo da dietro la stampante,
dovrebbe essere ok, così come l'ho vista io, come la tenevo io, perfetto. Forse mi devo tenere questa qui qua, che forse evitiamo di romperlo, perfetto. Allora, questa prima parte va qui, perché abbiamo la parte lunga sopra, la parte corta sotto e le viti verso l'interno. È speculare, quindi va qui. Quindi mettiamo la stampante su un lato, tanto questo può cadere che non ci frega niente. Ok, mettiamo la stampante su un lato, che non ci sta. E vabbè, la teniamo così e io metterò questi primi bulloncini. Allora, io non stringerò tanto i bulloncini, perché ho visto in giro che molta gente decide di stringerli solo al lavoro finito, per bloccare poi la stampante quando sarà tutta in linea. Ok, questo l'ho messo, ora chiaramente lo stringerò un po' di più rispetto a così. Ok, ci dovrebbe essere qui l'arnesino, la brugolina. Sì, poi sinceramente io potrei anche utilizzare il mio bellissimo accessorio Xiaomi di precisione. Allora, qui tutte le brugoline, apriamole qui, prendiamole tutte e due. Quale sarà? Ovviamente quella più larga. Non ho stretto tanto, poi stringerò dopo. Quindi il primo pezzo lo abbiamo montato. Il secondo pezzo, che è l'asse, l'altro asse, in pratica andrebbe qui. Ok, e suppongo che questo oggettino debba andare poi qui dentro. Quindi install il limit qui, da quest'altro lato, perfetto. Un altro motivo per cui ho preso questa stampante, anche se la versione, diciamo, sorellina più piccola, la Creative, la 3, diciamo, costava veramente 50 euro in meno, è perché qui davanti abbiamo la presa per mettere l'SD, cosa che quell'altra ha dietro. Quindi immaginate tutte le volte andare dietro la stampante e mettere roba, sta stampare, così è molto più pratica, è molto più pensata come soluzione. Allora, come andrà messa secondo voi questo coso? Quindi apriamo con la brugolina. Sì, esatto, va in questo modo qui. Quindi mettiamo la brugolina il limite qui dentro, lo devo svitare un pochino. Allora, questo qui è il limite dell'asse Z, quindi quando l'asse Z arriva qui c'è questo piccolo click che bloccherà l'asse Z. Quindi questo va messo laterale qui, mettiamo via, fai il bravo su, ok, ops, lo rimettiamo,
1, 2, cerchiamo di fissarlo. Ok, perfetto. Questo l'ho fissato un pochino meglio e questo qui va messo in questo modo. Va messo in questo modo qui. Fa vedere così dietro, quindi va bene, perfetto, quindi è giusto così. Va bene. Vedete che la mia prima stampante, non vi dico bugie, per me è un mondo completamente nuovo questo qui. E adesso ci metteremo questi bei, queste belle vitone lunghe. Il problema di questa stampante, a quanto so io, è che mentre i motori sono molto molto silenziosi, che quello che fa rumore, mi hanno detto, che è l'evento di raffreddamento della piastra madre. Quindi quando poi avrò voglia di impazzire, quindi mai, però quando avrò voglia di impazzire, cambieremo. Vi farò il filmato su come cambiare le ventole di raffreddamento della piastra madre. Al momento no. Quindi ora è momento di mettere il motore dell'asse Z. Il motore dell'asse Z che noi mettiamo qui dietro. Ok. Perfetto, infatti torna precisamente, torna con le viti. Ora ve lo giro, se no non lo vedete. Allora, il motore dell'asse Z va messo qui. Perché qui allo spazio per mettere le viti qua, e qui abbiamo due posti per le viti, quindi va messo qui e va fissato suppongo con queste viti, perché non ce ne sono altre di questa lunghezza, quindi suppongo che siano queste, e queste viti hanno la brugolina piccolina. Bene, brugolina piccolina che suppongo sarà questa. No, è troppo grande, troppo piccola. Quindi è questa? No, troppo grande. Quindi è questa. Esatto. Quindi mettiamo questa vitina qui. Poi la stringiamo. Uno. Ah, ok. Allora, qui adesso va montata la vite senza fine. Quindi dobbiamo prendere la giusta brugolina, svitare i due bulloncini, prendere la vite senza fine ed infilarla dentro. Perfetto. La brugolina,
bambina, eccola qua. Cosa mi faccio? Sì, capito. Forse questa? Ma qua, cosa? Qui sotto. Dove va? Qui lì. Esatto, qui lì. Perfetto. Poi questa è la cucina. Sicuramente non è questa, che è la distanza, quindi dovrebbe essere sicuramente un po'. Sì, questa è questa qua. Ci guardo davanti invece. Ma è lì, perfetto. A questo punto dobbiamo montare l'asse XE, che è, diciamo, quello che fa muovere l'estrusore. Quindi, come prima cosa, ci dice di prendere il nastro. Quindi spostiamo un attimo questa bestiolina qui e prendiamo un po', forse questo va qui, non lo so, forse questo non va qui, forse questo forse va qui, sì, questo è l'asse che sta sopra, quindi dobbiamo prendere questo oggettino e prepararlo in questo modo. Allora, io vi chiedo scusa se vi sembro imbranato, ma ve lo ripeto, è la prima volta che faccio un lavoro del genere con un oggetto che io non conosco, e quindi ragazzi, ci sta essere un po' imbranatelli con questo tipo di attrezzatura. Questo lo mettiamo lì, questo lo mettiamo lì, un po' di pulizia, ok, qui abbiamo tutto quello che ci serve. 1, 2 e 3. Perfetto, quindi questo qui lo metto qui dentro, qua così, è tanto semplice, ok. Allora, come prima cosa dobbiamo mettere questo qui, lo teniamo in modo tale che l'arnese, come si chiama, l'estrusore sia verso il basso. Questo lo appoggiamo qui, che c'è il buco per la vite, perfetto, e qui ci schiantiamo due viti, vero? Due bulloncini, perfetto. Proviamo con delle pinze, perché se con le buone non va, con le gatti non va, usiamo con l'intelligenza. Hai visto che con l'intelligenza funzionano le cose? Ah, ovviamente adesso. Queste stampanti costano poco, abbiamo capito perché. La differenza, cioè, è nel cinese che le monta. Si chiama mano d'opera. Ok. Chi vi dice che è divertente montare le stampanti 3D, mente. Cioè, nel senso, alla fine vi dà soddisfazione, per carità. Però chi vi dice che è divertente, mente. Mente tantissimo. Mente sapendo di mentire. Perfetto. Questo qua adesso lo mettiamo con l'estrusore verso l'alto e il tensionatore quindi va da quest'altro lato, giusto, perfetto. Quindi mi suggerisce di mettere il giunto pneumatico adesso
E io, chi sono io per dire di no? Perfetto. Mettiamo con la sua chiavettina inglese, lo stringiamo. Questo qui ha un blocco che poi metteremo dopo. Questo messo. Ora dobbiamo simpaticamente far passare questo cavo che abbiamo detto va qui dentro, quindi questo va qui. Mettiamo il tensionatore. Mettiamo la testina di stampa parallela alla bocchettina di qua, quindi se questa è di qua, questo va verso il basso, ovviamente, e quindi questo va così. Visto che ce l'abbiamo fatta e visto che non si è risolto nulla, perché adesso devo ripassare e questo qui non ci passa, quindi devo per forza smontare quello che non volevo smontare. Mannaggia la miseria. No, invece no. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Ok, questo va qui. Questo. Va qui il tensionatore. Va qui, sì. Questo lo avvitiamo. Ragazzi, ci si è fatta, incredibile. Incredibile, signori, incredibile. E ovviamente qui c'è una vite che noi metteremo. Allora, noi qui dobbiamo mettere il binario dalla parte opposta della testina di stampa, quindi da questa parte qua, guardando l'estrusore con questa parte che fa così perfettamente. A questo punto questo dovrebbe andare ovviamente qua.
Ora ha un senso. Ora questa vita ha un senso. Questo è il motore dell'asse Z. Bene. Qui ho montato il nozzle con tutto la baradan. Suppongo, visto che qui non vedo altro, di poter bloccare qui sopra. Cosa servirà questo qui piccolino? Al sensore qui, perfetto. Allora, giriamo l'ambaradan a favore di camera. Inseriamo l'alimentazione, il controller, insomma, dello stop dell'asse X qui, l'asse Z, scusate, qui. A questo punto cosa manca? Manca il blocco del blocco pneumatico, che metteremo appena lo troviamo. Dobbiamo montare il display. Quindi giriamo a favore di camera il che è già girato a favore di camera, se mi ricordo male. Dov'è? Ecco qua. Andiamo a favore di camera il fatto apposta. Ok, mettiamo le vitine, i supporti qui.
Poi mettiamo il display, e la nostra chiudiamo qui, che ho aperto per mettere questi cosi. Perfetto. Manca solo il blocco aggiunto, che mettiamo qui. Ok, questo qui. E la nostra stampante è stata montata. Bene, allora, visto l'orario, eccoci qua. Bene, allora, mi vedete qui comparire da qui sotto. Allora, per montare la stampante ci ho messo 1 ora e 18 minuti, quindi ci vuole mezz'ora per montare la stampante? Non è vero, ho sbagliato io, è vero, questo fatto dell'asse qui, dell'asse Z, insomma, che va su e giù, ma non è vero che ci vuole mezz'ora per montare la stampante, cioè, non ci vuole mezz'ora, perché questa parte qui è descritta veramente male, veramente veramente male. Non c'è uno zoom su come va messa la cinghia, ovviamente è intuito, i dentini vanno all'interno, non è disegnato bene, francamente non è così banale come può sembrare, ok? Ora finirò di sistemare la stampante. Qui manca una presa, però, che suppongo vada presa da qualche parte. No, col cavolo che ho finito di montare, qui manca qualcosa. Manca qualcosa. E dov'è questo qualcosa? Dov'è questo qualcosa? Qui manca un'alimentazione, che però secondo me deve venire qua dentro, perché tutte da qua vengono. Esatto, qui dentro ci deve essere un'altra alimentazione. Eccola qua, eccola qua. Allora, qui abbiamo il doppio, questo qui, questo qui, questo qua. Allora, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, l'ultimo, questo qua, questo qua. Bene, quindi mi correggo, ci ho messo 1 ora e 20 a montare tutto. Adesso qui metto delle fascettine, perché è giusto fascettare un pochettino la situazione per dare una parvenza di ordine. Ok, ora qui fascetto per benino. Perfetto. Questo lo blocco qui e la nostra stampante è finita finalmente. Taglierò con le cesoine questa fascettina, ma finalmente siamo riusciti ad arrivare alla fine del lavoro. Bene, allora adesso la prossima, diciamo, il prossimo passaggio sarà sostituire
le molle che sono qui sotto, quelle per fare la per poter calibrare il piatto di stampa. Quindi cambiamo ora inquadratura e finalmente facciamo il secondo lavoro. Allora eccoci al secondo lavoro, quindi la sostituzione delle molle con queste di ricambio. Le molle che sono queste qui sotto, che vi farò vedere con l'altra inquadratura, le molle che servono per poter bilanciare, calibrare il piatto di stampa. Ora, come prima cosa, dobbiamo smontare questi piedini, sostituire la molla e rimontare il piedino. Dovrebbe essere un lavoro abbastanza facile, però, come abbiamo visto, niente è facile in questo mondo per me, quindi vediamo se riusciamo a farlo in maniera abbastanza veloce. Visto che il montaggio della stampante ha preso circa un'ora e mezza, 40 minuti persi inutilmente per cercare di far passare il nastro dentro alla la cinghia dentro la sua sede, andiamo a vedere come si fa a smontare questa. Quindi suppongo che vada semplicemente svitata. Perfetto, si tira via la vite. Tac. Questa vite, come vedete, sono viti completamente diverse. Completamente diverse. Quindi si metterà la vite vecchia, la mettiamo da parte, che può sempre servire. La vite nuova la sistemiamo qui sotto. Anzi, svitiamoli tutti. Secondo me basta svitarli tutti, che vengono via facilmente. Farò un danno mostruoso, secondo voi? Ok. Bene. Anche questa la mettiamo via. Sostituiamo le due viti, una qui e una qui. Mettiamo le due vitine qui sopra. E riavvitiamo questa messa. Preferisco, per gusto personale, queste qui di alluminio rosso, mi piacciono di più. C'è chi comunque le cambia e lascia queste qui di serie perché sono dentate in maniera diversa e piacciono di più. A me piacciono di più queste perché, non lo so, le sento più a pelle, le sento migliori, ecco. Ora giriamo la stampante e facciamo lo stesso dal lato opposto. Bene, siamo arrivati al momento di effettuare la prima accensione della stampante. Quindi accendiamo la stampante. Perfetto, come vediamo si è acceso il display e abbiamo questo menu che ci permette di poter vedere quello che fa la stampante. Prima di tutto vediamo se riusciamo a mettere la lingua in italiano. Ah, cinese o inglese? Ottimo, perfetto, va bene. Allora, vediamo come fare per calibrare la stampante. Allora, come si fa a calibrare la stampante? Semplicemente si preme sul tasto Auto Home. La stampante si muove, si posiziona al punto di partenza. Ok, a questo punto si fa il disable stepper
per disabilitare le cinghie di trasmissione e si passa un foglio di carta tra la testina e il piatto. Se non entra, bisogna stringere un po' la testina, farcela entrare e fare in modo che la testina abbia un minimo di resistenza, ok? Come in questo caso, c'è un minimo di resistenza. A questo punto, delicatamente, cerchiamo di trovare il punto giusto, ok? Delicatamente si muove la testina sull'asse. Se sentiamo grattare, ci fermiamo. Adesso che muoviamo un pochettino avanti. L'abbiamo mosso alla fine. Facciamo lo stesso lavoro di calibrazione. Questa è perfetta, che l'ho già calibrata prima. Adesso muoviamo il piatto indietro delicatamente. Qui gratta un po', quindi stringiamo un po'. Perfetto, siamo arrivati in fondo. A questo punto mettiamo la testina che non entra, quindi allarghiamo ancora un po' fino a che non riusciamo a far entrare il foglio. Perfetto, così è troppo lasca. Perfetto, così è perfetta. Così è perfetta. Ora muoviamo il piatto, e questo qui in fondo di qua. Inseriamo la testina, è perfetta, perché già l'avevo fatta un pochino io prima. Torniamo all'inizio. E perfetto, abbiamo calibrato la nostra stampante. Ok, siamo arrivati più o meno verso la fine. Abbiamo preparato la stampante, vi faccio vedere al volo. Qui abbiamo inserito il filamento dopo averlo tagliato di 45 gradi. Abbiamo allargato questa piccola mollettina, abbiamo inserito tutto il filamento qui nel tubo, fino ad arrivare qui alla testina di stampa, che ora la vedete storta, comunque va bene. Adesso abbiamo fatto la calibrazione come avevamo detto prima, passiamo alla stampa del primo oggetto. Abbiamo, diciamo, il sito più famoso, che è Thingiverse, e scegliamo un Benchy che ho già selezionato, questa barchettina un po' più particolare rispetto a quella che fanno di solito. Clicchiamo su download file e troveremo un file zip con al suo interno tutta una serie di file. Abbiamo le immagini che si riferiscono alla barchettina, ok, come dovrebbe venire la barchettina, e poi abbiamo i file che servono per la stampa. Per fare questo dobbiamo aprire il programma Cura, che è questo programma qui. Io ho già fatto, ho già messo le impostazioni del filamento come dovrebbero essere, come è scritto sulla confezione, che vi faccio vedere. Dietro la confezione ci sono tutti quanti i parametri da mettere per permettere la stampa migliore. Io ho messo questi parametri per permetterci di stampare il nostro Benchy. Apriamo quindi il file che abbiamo detto prima. Come vedete, abbiamo qui su questa specie di CAD tridimensionale questa piccola barchettina. La barchettina, siccome è troppo grande, decidiamo di farla più piccolina, quindi selezioniamo qui la scala agganciata, quindi tutti i valori al 50%. Perfetto, come vedete si abbassa automaticamente. Qui la qualità, ho scelto una qualità standard per vedere come può andare. Chiaramente la qualità, più andate su a 0.12, verso 0.12, e più la qualità è alta. Il riempimento graduale è un riempimento che in maniera dinamica riempie l'interno e le parti piene della barchettina, per così in maniera dinamica, per sprecare anche meno filamento. Supporti non ne vogliamo mettere, adesione lo mettiamo. L'adesione semplicemente crea sotto alla
alla stampa una piccola basettina che poi è facilmente rimovibile per la stampa, insomma. Andiamo a questo punto sul sezionamento. Non sto facendo nessun tipo di calibrazione, è la prima stampa, e andiamo e vediamo come viene su. Sezionamento, adesso fa velocemente il sezionamento e ci dice che per fare questo progetto ci vogliono 2 ore 6 minuti, 11 grammi di filamento che corrispondono a 3 metri, e con il costo del filamento costa 26 centesimi la barchettina. Questo è utile anche se volete, se vorrete, che ne so, fare un business sulle stampante 3D. Vi sa dire anche quanto andate a spendere per questa stampa. Salviamo sull'unità rimovibile esterna, quindi sull'unità F, che è una chiavettina che ho inserito dentro. L'anteprima ci farà vedere come sarà fatta la stampa, quindi dal livello 201 andiamo giù fino al livello più basso, ok? Quindi la stampante stamperà in questo modo. Perfetto. Rimuoviamo la nostra chiavettina, che è questa qui. C'è questa micro SD di Ender con ben 8 giga, e mettiamo la chiavettina qui in questo buchino qui, forse il contrario, vediamo un pochettino, forse il contrario, ops, esatto, perfetto. Adesso cambiamo inquadratura e vediamo come si fa a stampare. Allora, come vedete, io qui ho già preriscaldato sia la testina che il piano, quindi per fare questo basta andare su Prepare e Preheat PLA, perché abbiamo il PLA dentro. Cliccando qui ci porterà la testina a 200 gradi e il piano a 60 gradi. Adesso andiamo back, andiamo su Print, troviamo la bench che abbiamo trovato prima e spingiamo OK. A questo punto la stampante dovrebbe cominciare a stampare la nostra barchettina. Vediamo un pochettino. Adesso vediamo a aumentare il video, vediamo stampare per migliorare il video. Quando si stampa il video, poi lo stampa un pochino. Perfetto, si stampa. Vediamo se stampa. Ecco la nostra stampante che comincia a stampare. Come vedete sta facendo questa base, che sarà quella che servirà per essere staccata. Bene, lasciamola lavorare un paio d'ore e ci vediamo per il risultato finale. Ed eccoci qua dopo qualche giorno di utilizzo. Come vedete non mi sono risparmiato e non ho risparmiato neanche la stampante. Dopo la prima barchettina Benchy che abbiamo visto poco fa stampare, ho cominciato a stampare anche cose più vicine, insomma, ai miei interessi. Ho stampato gli arredi per le case della follia, ho dei piccoli aerei che servono per un progetto che sto facendo con la mia compagna, degli upgrade per la stampante. Questo è un portoggetti che verrà attaccato poi alla struttura della stampante per poter appendere le spatoline, piuttosto che le chiavine USB, le varie brugolette, eccetera, le barricate, eccetera. Ho fatto questo idolo di Cthulhu. Ho fatto un porta spazzolini da denti che ora qui sotto mano non ho, a forma di dente, grosso in questo modo, insomma, dove possiamo metterci dentro tutta la nostra roba. E quindi per farvi capire che comunque gli utilizzi di questo tipo di oggetto sono pressoché infiniti, perché per esempio qualunque cosa serva per casa, chiaramente nelle giuste dimensioni, con questa stampante si può fare.
Il prossimo progetto che farò sarà quello di migliorare Terraforming Mars. Come vedete, ho stampato, ho predisposto la stampa per i vari oggetti, con i vari PLA dei vari colori. Per esempio, quello blu farò il mare, quello verde farò per esempio le foreste. Sono tutte differenti tra di loro perché appunto voglio dare un po' di diversità anche alle varie mappe. Ho fatto scorta di silica gel perché i rocchetti di plastica devono essere comunque protetti dall'umidità in quanto possono sciuparsi, e poi per poterli utilizzare c'è bisogno di vari accorgimenti. Ecco, comunque le stampe non verrebbero più bene come da nuovi, quindi bisogna comunque proteggerli dall'umidità. Suggeriscono di metterli in contenitori sottovuoto e appunto inserire al loro interno questi sacchetti antiumidità. Comunque, questo era un primo video sulla stampa 3D. So di non essere un professionista, so di aver fatto 50.000 errori, so di non aver usato i termini giusti, so tutto quello che volete voi. Era giusto il mio primo impatto con le stampante 3D. Sono a disposizione per i vostri consigli per migliorare l'utilizzo di questa stampante, per migliorare appunto la stampa dei vari oggetti che mi accingerò poi a produrre. Se siete interessati a questo tipo di video, fatemelo sapere. Io magari posso fare una storia dei miei avanzamenti con questa stampante, posso farvi vedere qualche progetto che magari farò in futuro. Se avete idea, qualche idea particolare, ditemela, e se è realizzabile la possiamo fare insieme. Bene, detto questo, io vi ringrazio di aver visto questo lunghissimo video. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, di mettere like al video e di scrivere nei commenti tutto quello che volete sapere, e io sarò felicissimo di rispondervi. E noi comunque ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!